Va bene, proseguiamo. Vai, Keira. Dove... Ok. Good thing I came with you. Sì, in You'd never have effetti. managed without me, would you? He awaits us. Hola. Oh, attenzione. Allora, direi che prima di combattere meditiamo un'ora. Ok, ci siamo. Full vita e siamo pronti. Andiamo a sentire. Ok, inizia la battaglia. Cazzo, quanta vita ha! Ok, bisogna fare attenzione quando... Oh, mamma mia. Abbiamo igni, no? Vabbè, proviamo. Vabbè, sembra essere abbastanza lento, quindi è fattibile fare anche due o tre combo e poi... Vabbè, ma io ti becco da dietro. Ah! Così bisogna combattere, ok? Oddio! Che cazzo succede? No, non di nuovo la bufera! Ah, ok, va bene, capito. Salve cani! Carne cruda, mangiamo. Eccolo qua, vieni qua. Ok, potrebbe essere... Sì, oh, ma dai, ma non puoi entrare dentro lì e non ti posso più beccare, dai, ma che cazzo. Vieni qua. Muori! Oh, cazzo. Già la spada è andata rossa, che cazzo. Vabbè, mangiare la mela. Ok, diavolo. Ok, come vuoi. Aia, fai male però, eh. Ah, devo star molto più attento. Schivato. Ok. Ok, no, 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 no. Ok, schivato. È lunga, eh. È lunga sta battaglia. Per fortuna comunque ho iniziato a capire un po' come schivare le persone, perché finché sono le persone è ancora facile, gli animali diventa un po' più complicato. Però se si capisce... cazzo. Aia! Aia! Ok, questo l'ho sentito. Un igni lanciato benissimo proprio. Ti proteggi solo? Aia, 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 aia. No, ok, sta per lanciare quella merda lì. Ok. Che palle però. Sei un po' palloso, fattelo dire. Via qua. Dai, crepa, fottuto cane di merda. Ok. Via qua, che t'ammazzo. Vaffanculo. Già ho finito il cibo e non so quanti nemici dobbiamo ancora sconfiggere. Aia! Ok. Mangiamo sta fottuta frutta secca. Come di nuovo full? Come di nuovo full? Non ho... Ah, ok, ma è molto più facile da buttare giù ora, ok. Aia, merda, ho finito anche il cibo, eh. Via qua. E... vabbè, vaffanculo. Muori! Ce l'abbiamo fatta! Livello 6. Essenza cristallizzata. Beh, un po' di roba ce l'ha dato. Spada da guerriero e della caccia selvaggia. Mi sa che sarà anche migliore della nostra. Vediamo un po' prima di proseguire. Vediamo quest'arma nuova. Ah, ok. No, vabbè. Non fa proprio schifo, ma per ora abbiamo questa qua, tipo leggendaria, oggetto magico. Adesso non so qual è il grado vero e proprio, però sembra comunque migliore. Vabbè, dai, va bene. Possiamo continuare, direi. Allora, intanto,
Sì, va, 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 usiamola. Ah, non si può usare per le armi questa. Ai ai ai, ok. Questo rende le cose un po' più complicate. In più, però, come ho già detto, non abbiamo più il cibo, quindi siamo un po' nella merda in un altro scontro. Meditiamo e andiamo avanti. Ok. Guarda, l'elfo ha lasciato un altro messaggio per Siri. Perfetto. Schema corazza angreniana. Vabbè. Buono sapersi. Figlia de... Raccogliamo, sperando nel cibo. Ok. Questo posto non è più sicuro. Non restare qui a lungo. Non fidarti di nessuno, soprattutto non delle streghe della palude del gobbo. Ok. Però... Sì, in effetti, non serve a un cazzo quell'indizio. Perhaps it's best he didn't leave a clearer message. The Wild Hunt broke in here, surely they saw the projection. They searched everything, and if they had more time, they'd probably have torn the place to the ground. But that doesn't change the fact that we haven't learned anything. Not about the elf, not about Ciri. Well, we know they were well acquainted, and traveling together. The witches of Crookback Swamp. Crookback Bog. Kira, if you're hiding something. But I didn't say. You know these witches? I've never met them, but I've read of them. In an old manuscript I found in one of the huts in the village. It mentions the village witches venturing into Crookback Bog at times to liaise between the villagers and the crones, the ladies of the wood. The crones appear to be intolerant of outsiders, but they help the local folk. Apparently, they stopped the spread of the plague in Velum. Hmm. What's your take on this? I'd love to shrug it off as the nattering of so many old women, yet... Throughout my first fortnight in Velum, I had horrible nightmares. Something was calling me out into the swamps. One night, I decided to enter the dream consciously. Render it lucid. I confronted the thing directly. It broke contact at once. Peaceful nights ever since. How do I find them? The swamps are vast, dangerous, but they say the crones mark the way for peasants who wish to visit them. The manuscript mentions a chapel in Crookback Bog, and from that chapel one must follow a trail of treats. Treats? Of course. They didn't read you bedtime stories at Kaer Morhen. All normal folk know that witches live in gingerbread houses poised atop chicken legs. I'll have to see that to believe it. Take the tome and read it. I truly do believe you'll find your Cirilla. All right then. As a start, let's look for a way out of here. Good idea. Perfetto, va bene. Possiamo uscire quindi, dobbiamo solo trovare il posto e sappiamo dove... Dove è andata... Dove... Dove sono ste streghe, più che dove è andata Ciri. Che cos'è? Ok, interessante. Baule. La leggenda dell'orso. Vabbè. Introduzione alla magia applicata. Ok. Altra roba, un baule qua e altre schifezze. Però qua, schema guanti d'assassino. Invece qua? Esamina. Mysterious Mage Herbalist. Ok. E invece qua? Ah, sempre la stessa cosa, ok. Va bene. Dobbiamo trovare però un modo per uscire di qua. Oh, 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 intanto l'altra cassa e poi lì c'è altra roba. Guardiamo prima nella cassa. Pietra runica, Triglav minore, vabbè, non so cosa facciano. E guardiamo qua. Dove erano? Eccoli qua. Probabilmente. Allora, avevamo visto da qualche parte, si vedeva nel video, che c'era il...
L'uccellino suona delle porte, quindi probabilmente bisogna andare di lì. Usa i sensi da Witcher per trovare informazioni su Siri. Però non è che comunque aiuta, eh. Cioè, qua non ce ne sono. La porta, però. Ma non c'è niente qui. Questo muro ha qualcosa. È un'illusione. Ho sentito anche. Well. I expected we might run into such things, so I brought this. Meaning what? The Eye of Nahalini. It dispels illusions. It's easy enough to build, so you're welcome to this one. It's bound to come in handy. And each time it does, you will think of me. Thanks. Ok, interagisci. Ah, funziona così. Interessante. Ma l'ho distrutto o no? Vabbè. Usiamo la torcia. Do you feel that? A flow of fresh air from the left. Must be an exit that way. Good. Let's get out of here. Wait, there's still the magic lamp. The magic what now? Lamp. The elf promised it to me in exchange for my help. And since his return here seems doubtful, I must retrieve it myself. If I can find it, that is. Will you help? Yeah, I'll help. Splendid. Come then. Ok, aiutiamola. E io la seguo. Ma dove? Vabbè, se lo dici te. Però mi sembra una trappola e non so il perché, non mi piace. All'incirca. Oh oh oh. C'è una scritta qui. Can you translate the inscription? I can decipher maybe a third, but that third doesn't make much sense. Give me a minute. I was never any good at the high variant of the Elder Speech. All right. This might seem a bit literal. I'm afraid I can't replicate its sophisticated internal rhymes. Just translate it to make sense. Four guardians, four flames, standing proud in a line. The first to light his fire dared not march on the end. The second, by the first, played a woeful lament. The third kept close to his faithful beast. The fourth marched not beside the first, yet, like the second, played a tune. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Sounds like a riddle, all right. All right, let's see if we can solve this. Ok, gli enigmi non sono il massimo. Comunque, sappiamo che il secondo e il quarto hanno lo strumento in mano. Eccolo qua, ce n'è uno e ce n'è due. Ok, allora, bisogna però... cazzo. Redimi... Ok. Quattro guardiani, quattro fiamme, stanno orgogliosi in fila. Il primo ad accendere il fuoco non ha raggiunto la fine. Potrebbe essere lui. Il secondo, accanto al primo, suonava un triste lamento. Ok, il terzo è quello. And thus they stood o'er their queen, who slept beneath flickering stars. Ok, credo di aver capito, ma lo devo risentire un'ultima volta. Allora, quattro guardiani. Il primo ad accendere il fuoco non ha raggiunto la fine. Vabbè, partiamo dal secondo. Il secondo, accanto al primo, suonava un triste lamento. Ok, il terzo era... Ok, il terzo è quello là. Il quarto non avanzava accanto al primo, ma come il secondo... Ok, ok. 4, 3... Ah, 1, 2... Ok, iniziamo. 1... Che cazzo, era sbagliato. Aia, stronzo. Ok, crepa. Ok, ok, ok. Allora, se te non sei il primo, allora sei te il primo. E che cazzo?
Devi crepare. Aia, aia, aia. Ok, va bene. Rileggi. Oh. Cos'erano? Il primo ad accendere il fuoco non ha raggiunto la fine. Il secondo, accanto al primo, suonava un triste lamento. Ok, credo di aver capito. Questo. Questo. Ok. Non, il quarto suonava e non era vicino al primo. Questo qua. No, il terzo era. No, ok, va bene, ma ho capito ora. Ho capito come funziona sto enigma delle valle. Li odio gli enigmi, soprattutto in giochi così. Rallentano, diciamo, il gioco per quanto mi riguarda. Non sono un amante. Muori. Ok, va bene, allora è uno, due. No, non era qua, ma era là. 3 e poi 4. Oh, finalmente. Acceso. Apriti porta. Certo che ha funzionato. Quando ti sbatti funziona tutto. Whose grave is it? What do you think? No inscription, sadly. Sign of the gull. If I didn't already know where she was buried, I'd guess this is Laura Doran's sepulcher. Perhaps it's a monument to her. Can't see the elves commemorating her this way. Heroine of a tragic legend to some, but most see her as a traitor to her race, who got her just deserts for marrying Cregennan of Laud. Perhaps the elven mage is Lara's kin. It would explain why he's helping Ciri. Possible. This what you're looking for? Uh-huh. So what's it supposed to do? Hmm. I hope I'll be able to activate it. Let's leave this place, shall we? Va bene, lasciamo sto posto, non hai detto un cazzo, però vabbè, t'ho aiutato anche, stronza, che non sei altro. Vabbè, andiamocene. Immagino che di qua possiamo lasciare il posto. Prendiamo. Cos'è quel rumore? Cos'è stato quel cazzo di rumore, sinceramente? Vabbè, continuiamo dritti. No, non di nuovo il golem. Ci abbiamo messo mezz'ora ad ucciderlo prima. Ma poi almeno dai aiutarmi. Non chiedo molto, cazzo. Ho finito le patate al forno. Sai che devo andare in giro a uccidere un po' di animali ora. Ok. Aia. Aia. Aiuto! Che cazzo! Cosa fa sta pozione? Rigenera la vita, ok. Aiuto! Non mi piace. Ok, aiuto. Va bene. Oh! No, 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 non ora! Peperoncino si può mangiare. Oh, bella lì, grande. Mi ha aiutato un bel po'. Va bene, abbiamo le olive ancora. Olive vecchie di 150 anni, ma le abbiamo. Se si può dire che è una cosa buona. Il problema è che siamo arrivati fin qua per niente, perché non mi sembra che ci sia una via d'uscita di qua. No, però qua... No, non ha di certo funzionato. E adesso...
Adesso pezzo di merda, no, però. Ok, proviamo così. No, non... Oh, invece ha funzionato, ragazzi. Attenzione. I metodi strani possono funzionare. In qualche modo a volte funzionano. Un po' di roba. Interessante. Ma non ci ha portato comunque fuori di qua. Ok, dobbiamo cercare meglio. Visto che comunque trova un'uscita verso la superficie, è proprio qua il posto. Magari... Oh, oh, altra roba. Altre forziere, interessante. Un altro forziere qua. Uè, quanta roba. Cristo. Vabbè, la rubiamo tutta. Non c'è mica problema. Ok, credo di aver preso un casino di roba. Ok. Però... L'uscita io non la vedo. Sarò cieco, ma non la vedo proprio. Dove potrebbe essere l'uscita? Dove potrebbe essere l'uscita? Vabbè, dice 105 passi. Oh, allora facciamo così. Seguiamo di qua. Sì, lo so già del potere lì. Bla bla bla. Dì le tue cazzate, Geralt. Non importa per ora. Vabbè, ma no, possiamo tornare indietro e andare a sinistra, è vero, ma che cazzo di mongolo che sono, lasciamo perdere. Ho fatto anche bene a finire sta missione, perché comunque ci ha dato molti reward. Molti ce ne ha dati, veramente molti. Nient'altro qua. Cosa succede, ok? Andiamo. Devo per forza... Ah, ok. Aperto. Vai così, ce l'abbiamo fatta. Devo per forza cercare un commerciante e ora comprare un po' di cibo. At last. But it was worth it, right? You learned something about Ciri in the end. Something important. Do you intend to venture into Crookback Bog? You must tell me about it afterwards. Don't know that I'll get the chance. Geralt, there are two types of men. Those who see opportunity and take advantage, and those who forge the opportunities themselves. I've always seen you as an example of the latter. Besides, I've a favor to ask you. So, visit me sometime? I'll stop by, you can be sure. In that case, I shall be waiting. See you, Kira. Ok, oddio che cazzo succede, tutta l'acqua era svanita. Ok, va bene, ce l'abbiamo fatta ragazzi. Prendiamo la nave e andiamo in un posto dove c'è un fabbro. Così ripariamo il tutto. Non so però come si usa la nave, sinceramente. Non so proprio usarla. Ok. Ah, prendi il timone. Ah, funziona così. E... Ah, ok, va bene, capito. Wow, è un po' lentina però, eh. Ah, accelera, tieni premuto A. Ok, va bene. Allora, vediamo dove dobbiamo andare. Visto che comunque ci serve un attimo di riparare il tutto. Quindi dobbiamo cercare anche un fabbro. Credo che lui potrebbe essere d'aiuto. Oppure cerchiamo la cosa più intelligente da fare. Sarebbe cercare il crocevia e non sbattersi tanto. Immagino che qua dovrebbe andare bene. Mettiamolo là il punto e andiamo lì. Va bene. Andiamo ragazzi.